Ciao ragazzi, oggi vi vogliamo far vedere che c'è un gattino che viene da noi, ma secondo me non è di nessuno, guardate. E spiega il perché Anastasia non è di nessuno secondo noi. Perché viene sempre da noi. Veniva anche l'anno scorso, sì. E forse l'anno scorso è stato abbandonato e quest'anno è tornato. Io avevo la foto dell'anno scorso. Esatto, e lo troviamo qua la mattina presto, quindi significa che dorme da noi. Appena ci svegliamo la mattina lui è fuori dalla porta che ci aspetta, vero Vane? Uh-huh. Noi l'abbiamo chiamata, come va Ani? Nina. L'abbiamo chiamata Nina e a Nina noi diamo da mangiare e da bere, vero? Nina. Adesso Nina vuole essere lasciata in pace, mi sa, vero Ani? Aspettiamo più tardi quando torna? Eh? Apri il cancello, magari se vuole andare. No, non ti preoccupare, ma lei non vuole uscire. Vuole andare a fare un giretto magari. Ma è capace a scavalcare il cancello se vabbè, vuole. Ma se tu glielo apri le fai credere che deve uscire. No. Sì. Lei ragazzi, che quando lei viene sempre lì, va di sotto e che c'è quella lì, salta. Eh sì, saltella. Non sappiamo se portarla a casa e darle una casa sicura oppure no. Se l'avete già fatto, scriveteci nei commenti se possiamo portarla a casa. Noi non lo sappiamo ancora. Esatto. Anche perché bisognerebbe portarla dal veterinario e farle fare tutte le vaccinazioni. Ciao Nina, sei bellissima. Ragazzi, scrivete nei commenti se a voi piace Nina. Nina è una gatta bellissima. E anche coccolona. Guardate. Molto coccolona. Noi impazziamo per lei. E lei il mio braccialetto. Ti sei spaventata? Sì. No, ma Nina non ti morde. Noi a Nina diamo da mangiare. Guardate quante coccole che prende Nina da Vanessa e Anastasia, ma anche da me. All'inizio seguiva solo me, vero? Vero Vane? Ha degli occhi strani, magari perché saranno. Poi mi ha fatto degli occhi dolci. Ti ha fatto gli occhi dolci. E lasciatela dormire. Devo scoprire se quando muovono la coda così è perché sono felici oppure no. Guardate che bei fiorellini che sono cresciuti nel nostro giardino, arancioni e gialli. Ma questi sono tuoni? Ma sai che non lo so, Vanessa. No. Sì, guarda, sta diventando nero anche adesso, anche oggi. Vabbè. Effettivamente stamattina pioveva. Chissà nelle altre città d'Italia se ha piovuto, oggi è Ferragosto e stamattina pioveva, il tempo era molto instabile, però faceva un caldo, credo che sia la prima giornata calda. Madonna! Da quando siamo arrivati, vero? Sì, io non uscivo di casa. Non siamo, sì, veramente, adesso è un po' ventilato, si sta meglio, ma fino a un'ora fa... Sono tuoni forse. Vabbè, dopo andranno. Oggi stiamo a casa. Sono partiti i nostri amici, purtroppo. Ma ce ne abbiamo altri. Ci dispiace tanto. Sì, ne sono arrivati altri che sono però in un altro villaggio. Sì, che sono in un villaggio, sì, mentre Simone, Tania e Asia erano a casa con noi. E quindi, insomma, li abbiamo vissuti di più. Poi ci rivedremo quando torniamo. Mi mancano. Sì. 2 hours later. Andiamo? Andiamo a vedere se c'è gattina. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. La sua pappa. Ciao amore, sei tutta bella rilassata. Ma sei tutta bella rilassata. Ci sono le api, sì. Ma guarda, si stanno mangiando il pollo. Guardate ragazzi quante api dentro il piatto della gatta. Facciamo le coccoline? Coccoline. Coccoline. Cerchiamo di fare sempre più amicizia con Nina. Vero amore? Amore, non avere paura. Sai dove le piacciono le coccoline, Ani? Guardami. Qua sotto, i grattini sotto il collo. Vedi? Hai visto? Che carino. Adesso noi piano piano, in questi giorni, dobbiamo riuscire a portarla dentro e magari riuscire a farla dormire con noi una di queste sere, ok? Sì. C'è l'ape. Poi domani chiamo la veterinaria, va bene? Sì, perché?
perché voglio portarla, per capire che cosa c'è da farle, magari da... Ma come facciamo a portarla? Dobbiamo prendere, hai ragione, un trasportino, è vero. Che c'è, amore? Sei scappata dalle api? Ce ne sono tante. Senti, Anastasia, ascoltami un attimo. Sì, a parte quello, ma visto che stasera non usciamo, proviamo più tardi a farle entrare in casa e vediamo se riusciamo a farle fare la nanna con noi? Magari ci dà fastidio. No, non ci darà fastidio, amore, sicuramente. E dove dorme? La mettiamo... Ma lei dorme per terra. Possiamo metterle una copertina? Sì. Magari una di quegli asciugamani, sì, del mare? Sì, magari anche se lei non vuole andare lì. Come c'è il buco, mettiamo l'attaccata, così se lei sale sul divano e viene dove siamo noi. Vieni magari lì, io dormo le lettine, almeno sono vicino a lei e posso anche una mattina idea, guardo cosa fa. Va bene. Dormo le lettine, almeno vedo cosa fa e anche la coccolo. Va bene, ti va? Se vuole venire con me, sì? La coccolo lì in braccio a me. Va bene, sei d'accordo allora? Sì. Ok, poi ci proviamo, più tardi, va bene? Sì, lo dico anche a Vanessa. Dai. Li devi fare grattini. Ah, sì, va bene. No, sto pensando, la gatta che mi gratta. Che ti gratta lei a te, amore? Ma se dà un bacino anche lei me lo dà. Sì, però è meglio non dargli i bacini adesso, perché è molto sporca. No. Bisogna prima portarla dalla veterinaria, sì, e vedere un po' che cosa ci dice. Guardate un attimo. Tanto ormai Anastasia, lei sta qua da noi. In teoria non dovrebbe più andare via. Poi magari va a fare una passeggiata. Sì, ma viene lo stesso. Sì. Quando lei capisce che sia mai viene in casa da noi, possiamo comprare anche tipo una giacchetta se ha freddo. Amore. Con le manichine lunghe o con le manichine corte, con i cappucci o con i jeans. Oh, per quest'inverno, una pettorina. Le mettiamo. Va bene, dai. Un cappuccino, meno se ha freddo con i cappucci. Va bene, adesso andiamo dentro, lo diciamo a Vanessa e più tardi torniamo a vedere se riusciamo a farla entrare in casa per la nanna, ok? Sì, quando sarà sera, magari anche bene, perché è sera. Andiamo, passiamo da qui, almeno non ci sono le api che ci sono. No, vieni. Io passo. Ci vediamo dopo. Vale. Abbiamo deciso stasera? Sì, magari se la facciamo entrare in casa magari dorme qui con noi. Io vado con il lettino e lei qui di fronte a me. Che ne dici? Vogliamo provare a farla dormire qua, se riusciamo a farla entrare. Dobbiamo una cosa, cioè, anche dobbiamo prendere tipo qualcosa di... Un asciugamano. Anche poi compriamo anche una camicetta, però non volevo dirti quello, però vabbè, volevo dire che a lei gli piacciono i grattini sotto il collo, allora falli, va bene? Gli piacciono. Capito? Quando li fai così sotto il collo a lei piace, ok? Sì. Più tardi andiamo a vedere se c'è ancora, ma sicuramente ci sarà, sì, e tentiamo di farla entrare. A few moments later. Andiamo dai gattini. Andiamo a vedere se il gattino viene a dormire, Vane? Ci sì. proviamo? Mm. Dai. Ciao Nina, amore, ciao, andiamo, mamma miagola, andiamo, Nina, andiamo a far la nanna, dai, andiamo a far la nanna, sei seduta, Vale, non ha tanta voglia? Nina, andiamo, e dice il piatto è lì, perché dovrei andare? Vieni Nina, andiamo. Proviamo ad allontanarci, vediamo se ci segue. Nina. Eh? Ani, vieni qui con me. Proviamo ad allontanarci, Ani. Ani, vieni qua. Andiamo? Andiamo. Dai. Andiamo. Proviamo. Bimbe, andiamo. Non viene? Guarda, prendi il piattino, magari vieni con il piatto. Scusa, proviamo ad avvicinarla col piatto, dai. Andiamo? Ani, fai così. Ani, Anastasia, ascoltami. La devi far venire da sola. Dai. Vieni. Hai visto? Che arriva? Eccola. Andiamo, Nina. Dai. Tu fidati, comincia ad andare, che lei arriva. Proviamo, dai. No. Dai, proviamo a salire. Nina, andiamo, arriva la Nina, andiamo Nina, visto che arriva? Nina,
mamma è chiuso. Io rimango sempre dell'idea che bisogna farla entrare quando lei lo decide. Intanto si è avvicinata, aspettiamo qualche minuto, metti qua il piattino e vediamo se si avvicina. Ma non continuiamo a chiamarla, no, perché potrebbe infastidirla. Appena siamo arrivati lì, a me mi seguiva, era seduta, salta, è andata risotto e stava venendo. Lo so, amore, potrebbe essere ancora un po' diffidente. Una cameretta a caso. No, aspetta, voglio vedere se si avvicina. Voglio vedere se si avvicina. La sbirciamo. Ma la sbirciamo, se non arriva, cosa sbirciamo? Vieni, amore, andiamo, Nina, andiamo a fare la nanna. Ti piace stare fuori a fare la nanna, hai ragione, piacerebbe tanto anche a me. Vanessa ci prova in tutti i modi. Sta arrivando? Sì. Eccola, è arrivata. Nina? Mi fa ridere che si gira dall'altra parte come se vuol fare l'indifferente. Ma noi non ci caschiamo. Sappiamo che tanto, prima o poi, tu entrerai. Nina! Vanessa non ti considera. Niente, ragazzi, lei rimane lì. Non ne vuol sapere di entrare. Vanessa ci sta continuando a provare, ma lei non varca la soglia della porta d'ingresso. Ora ci prova anche Anastasia e lei se ne va. Quasi, no, si è solo spostata. Guarda che si spaventa. Ecco, Vanessa tenta di convincerla con un asciugamano, ma lei si lava. Io so come fare, basta che... Brava. Vede il suo cibo, vede. Fai sbattere una forchetta contro. Vede il cibo del gatto, vieni. Hai ragione, prova Vanessa, prendi il suo cibo e con una forchetta fai rumore, magari entra. Come facciamo sempre. È vero. Hai visto? Brava Anastasia! Arriva, arriva! Ragazzi, sta entrando! Sta entrando! Ancora un attimino e lei è dentro. Vanessa ce la sta per fare. Eccola, eccola! Brava Vanessa! Brava amore! E poi chiudiamola. La sua pappa è lì. Vediamo se ha il coraggio di entrare oppure no. Vediamo quanto Nina sia coraggiosa. No, stanno usando qualcosa per terra. È arrivato papà. Vediamola. Si fa coccolare. Io direi che possiamo aspettare ancora un giorno o due. Intanto, ragazzi, Nina ha preso molta fiducia in noi, eh? Bravo, papà. Papà è bravissimo, eh? La sta quasi per prendere in braccio. Ma ci sta provando, però lei l'ha capito. Bravo, bravo. No, lasciala andare. Brava, vedi? Però ha capito che non le è successo niente. Bravo, bravissimo papà. Dai Nina, non possiamo pretendere che lei si fidi di noi, anche perché noi non conosciamo la sua storia, non sappiamo quello che le è potuto succedere, quindi deve comunque acquisire completamente la nostra fiducia, ma ce la stiamo per fare, grazie a papà. Accarezza, vai. Sì, loro sono un po' titubanti, come me comunque del resto, tu sei più sicuro e lei lo sente. Hai preparato il lettino a Nina, amore. Ma sei bravissima. Va bene, amore. Dani, guarda Nina che mangia. Poverina, bravissima. Ragazzi, abbiamo terminato il primo approccio con Nina.
Non siamo ancora riusciti a portarla completamente in casa, ma poco manca. Adesso è qua con noi che mangia. Quindi il video lo finiamo qua, ma procederemo e vi faremo vedere i nostri progressi, vero? Io sai cosa? Dimmi. Prendere la voce di tutto. Quando sarà pulita, sverminata e vaccinata lo faremo. Allora ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollicione in su e dite se voi avete un gatto, un cagnolino, piccolino, grande.